Buon sabato amici degli avariati, notizia bomba del giorno, Icardi non convocato da Spalletti, ora ne parliamo, intanto iscrivetevi al nostro canale, fateci sapere cosa ne pensate. Quindi decisione inaspettata da tutti, Spalletti non ha convocato Icardi per la partita di domenica sera tra Inter e Lazio. Sicuramente la condizione di Icardi non è delle migliori, non gioca una partita ufficiale da più di un mese, pochi allenamenti in gruppo, però ci aspettavamo un ritorno al 100% di Icardi con la squadra in questa partita molto importante per l'accesso in Champions League, sia per l'Inter che per la Lazio. Spalletti probabilmente ha maturato questa decisione per reintrodurre Icardi nel mondo Inter, magari in una partita in trasferta. L'ambiente sicuramente domenica sera non sarà dei migliori per Icardi, i tifosi sono inferociti con l'ormai ex capitano e quindi può essere magari una decisione più saggia di quello che può sembrare così a pelle. Poi di certo Icardi ha molto da lavorare sotto l'aspetto fisico e del feeling con i compagni, magari più emotivo che tecnico. Quindi probabilmente vedremo Icardi nella prossima partita. In questa non ci sarà, Spalletti non lo ha convocato. Probabilmente giocherà Keita, attaccante centrale, visto anche l'infortunio di Lautaro Martinez. Un po' tutti ci aspettavamo, complice questo infortunio, un inserimento immediato di Icardi. Invece Spalletti ha preferito aspettare. Probabilmente ci sarà nella prossima partita. Vediamo come va questa partita molto importante per l'Inter, molto importante per la Lazio, però da sottolineare che Icardi nuovamente non sarà a disposizione dell'Inter, questa volta per scelta tecnico-fisica, ci sentiamo di dire, e anche emozionale, perché come abbiamo detto l'ambiente a Milano non è dei migliori per Icardi e magari ecco un inserimento graduale con un approccio un po' più soft in trasferta, magari può giovare all'ambiente Inter, allo stesso Icardi, per avere un contesto diverso quando si riaffaccerà sul prato di San Siro. Speriamo presto per l'Inter e speriamo presto per il calcio italiano e per i tanti fantallenatori di Icardi, tra cui il sottoscritto che è stato penalizzato in maniera direi eccessiva da questa situazione. Quindi ragazzi, vi saluto con affetto, buon sabato a tutti. Guardate anche i nostri altri video sul Fantacalcio, sulle scommesse, su tutte le notizie del campionato italiano. Un abbraccio a tutti e ai prossimi video degli Avariati. Ciao ragazzi, ciao.